CRT, la tua top radio. CRT, top radio. Pubblicità. A Casalbori, in provincia di Avellino, c'è l'agenzia Viaggi e Turismo, lo Chalet dei Viaggi. Biglietteria aerea, marittima e ferroviaria, soggiorni in Italia e all'estero, crociere, noleggio auto. E in più una promozione per tutta l'estate. Sulla prenotazione di una vacanza vi verrà riconosciuto un buono sconto sulla prossima vacanza. Questo e tanto altro ancora vi aspetta presso l'agenzia di viaggi e turismo, lo Chalet dei Viaggi, via l'Europa 70, 83034, Casalbori Avellino. Telefono 0825 849765, fax 0825 849935. Passa a trovarci, ti omaggeremo di un piccolo gadget. Lo Chalet dei Viaggi, vieni a conoscere il mondo insieme a noi. Amore, lo sapevo che questa casa era troppo grande per noi due. 300 metri quadrati sono impossibili da riscaldare e soprattutto una spesa troppo grande da gestire. Cambiamo casa, ce ne andiamo io e te, due cuori e una capanna. Cara, lo sai che non sono ancora pronto per questo. Piuttosto, sai cosa ho letto su Facebook? Che con il biotermocamino Helios, multicombustibile a legna, pellet e nocciolino, possiamo riscaldare fino a 300 metri quadri ed avere l'acqua calda sanitaria fino al giorno dopo. Quindi mi stai dicendo che il sogno di vivere in una casa accogliente, calda e soprattutto ecologica potrebbe avverarsi? Però se poi lo compriamo e non siamo soddisfatti? Helios ha la soluzione anche a questo. Offre infatti la garanzia 100 giorni soddisfatti o rimborsati e in più possiamo godere delle detrazioni fiscali previste. Ma poi due cuori alla capanna? Io scappo da Helios. Helios Tecnologie lo trovi a Flumeri presso la zona industriale. Visita il sito www.heliostecnologie.it o seguici su Facebook e Instagram. Per tutte le info chiamalo 0825 443004. Altec SRL, azienda leader nell'attività di stampaggio di lamiera a freddo, progettazione e realizzazione di attrezzature automotive e ferroviarie. Specializzata anche in elementi di alta precisione per il settore aeronautico, alimentare e carpenteria. Altec SRL è a Mano Calzati, alla Contrada Piani, strada statale bis. Per info chiama lo 0825 183 1297 oppure scrivi a info@altecsrl.it. Altec SRL, professionalità e avanguardia. CRT Radio, le nostre offerte pubblicitarie. 10 passaggi giornalieri, creazione grafica e video per le nostre pagine social. Pagina dedicata sul nostro sito web, intervista in studio o direttamente nella tua azienda. Formula personalizzata di 6 mesi e un anno. Allora blocca adesso e paghi fra 60 giorni. Cosa aspetti? Chiama il numero 339-4560-657 o il 328-8812-506, ma puoi scrivere una mail anche a cosmoradiotaurasi@libero.it. CRT Radio, una vetrina sempre accesa sulla tua attività. Lasciati coccolare, sei con CRT, la tua radio. Il programma è offerto da... A Casalbori, in provincia di Avellino, c'è l'agenzia Viaggi e Turismo, lo Chalet dei Viaggi.
Biglietteria aerea, marittima e ferroviaria, soggiorni in Italia e all'estero, crociere, noleggio auto. E in più una promozione per tutta l'estate. Sulla prenotazione di una vacanza vi verrà riconosciuto un buono sconto sulla prossima vacanza. Questo e tanto altro ancora vi aspetta presso l'agenzia di viaggi e turismo Lo Chalet dei Viaggi, via l'Europa 70, 83034, Casalbori Avellino. Telefono 0825 849765, fax 0825 849935. Passa a trovarci, ti omaggeremo di un piccolo gadget. Lo Chalet dei Viaggi, vieni a conoscere il mondo insieme a noi. Libera la fantasia, ascolta CRT. Dottor Jekyll o Mr. Hyde? Dottor Jekyll. Vittima o carnefice? Carnefice. Sesso o amore? Sesso. Angeli o demoni? Non so. Aspetta, credo che Stefano ed Ezio possano aiutarti. Angeli e demoni, con Stefano Ciampa ed Ezio Liccardi su CRT Radio. E tu, di che team sei? Taglie sulla testa. Se stare in strada è un peso, sono cresciuto in palestra. In questa bufera di perfetto c'è solo la tempesta. Voglio lasciare la city e non metterci più piede. Sono cresciuto occhio per occhio e occhio si vede. Com'è che qua giù soli senza Dio hanno fede? Io coi tunnel sotto i posti. Buonasera, è partito. Sì, no, stavo dicendo, sono completamente impreparato stasera. Proprio zero, perché è stata una giornata lunga e travagliata, full, con tanto di 7 pagine di geografia. Allegate le domandine pure, no, da rispondere. Le domandine da rispondere, anche il questionario e anche, diciamo, e insomma, in quali posti ti sei imbattuto mentre studiavi geografia? In quali posti no, abbiamo studiato, diciamo, fondamentalmente la morfologia, quindi le coste rocciose, frastagliate, sabbiose. Sabbiose, certo, i promontori, anche le anse, le anzie, le baie, le golfi, insomma, tutte, i dossi, tutte queste cose qua che fanno parte della morfologia della costa italiana o di qualsiasi altra costa. E ne abbiamo studiato 7 pagine, andando poi a finire in mare, perché abbiamo visto anche il mare. Questa acqua salata, acqua colmata, inizia a dire cacate. Limonata. No, ma quando studiano i miei figli, io sottolineo per loro. Io la devo imparare e poi la devo far imparare a loro, quindi per me e diventa poi alla fine una diciamo giornata maestra infernale. Vabbè, caliamoci nella nostra trasmissione anche di demoni. Buonasera a tutti, innanzitutto. Alla che puntata, eh? 14esima. 14esima no, puntata, che spettacolo. E mo sai che te dico? Che mi dici? Aspetta, fammi dire due cose a me, perché innanzitutto in questo momento pillole di Instagram, sì, quindi certo, chi sempre ci vuole vedere ci vede un po' su Instagram. Dopo, con lo scherzo telefonico, saremo in diretta a Facebook. Bello, bellissimo. Chi ci vuole vedere va su www.crtradio e vai a vedere lo scherzo in diretta a Facebook. Però, bisogna ricordare che per un ascolto migliore della trasmissione Angeli e Demoni con Ezio Riccardi e Stefano Ciampa dovete andare sul sito oppure cercare www.spreaker.com/user/cosmoradio. Ma basta che andate sul sito e trovate tutti i link a vostra disposizione e là potete ascoltarci, pure perché la mia voce per radio... Grazie, sì, grazie. Umiltà, bambino. La mia voce per radio. Umiltà, no, come basta, che Cozzalone. Grazie, una bella voce. Comunque c'è, sì, una bella voce. Allora, quindi, immergiamoci in questa serata, come io mi sono immerso nelle acque del Mar Tirreno, del Mar Ionio. E stasera ci andiamo a fare un giro anche oltre. Sì, andremo dall'altro lato del mondo. Veramente dall'altro lato del mondo, che solo per arrivarci con l'aereo devi fare scala a Bangkok. E poi giochi a ping pong. No, vabbè, oltre il ping pong, che può essere lo sport nazionale, anche. Ma a Bangkok tanti turisti, diciamo, un po' attempatelli, ci vanno a trombare. Oh. No, a Bangkok si tromba proprio alla grande. Si suona la trombetta, insomma. Sì, assolutamente. Ci sta. Scalo a Bangkok, tromba come i canguri per poi... arrivare in Australia. Sydney, Australia. Allora, perché parleremo dall'Australia? Perché stasera abbiamo 3 ospiti
eccezionale. Incredible. Non sono australiani, attenzione, sono italianissimi. Però ad aprire le danze della nostra serata musicale sarà un duo bello. Ed è piaciuto anche a te. Anche a me tanto, il ritornello. Lui, Stefano, ha solo ascoltato una storia sul mio profilo, solo il ritornello, per dire questa è una bella canzone. E infatti, poi l'ho ascoltata ancora meglio, ho detto porca miseria. Ascoltiamo sempre. Ascoltiamo sempre. Bella, bella. Dai. E quindi bella, bella. Ser e Leo. Sì. E ascolteremo la loro Guai. Poi, dopo lo scherzo telefonico, sarà la volta di Jay, una bella voce, una ragazza molto particolare, tutta da scoprire, andate sui loro profili Instagram, per poi terminare la nostra terza parte con l'intervista agli Sciampisti. Che spettacolo. Con Andrea, che è il bassista degli Sciampisti. Quindi, serata tutta bella e preparata. Perché noi andiamo in Australia? Per conoscere le curiosità australiane. Ma perché? I canguri. Sì, ma perché? E perché i due ragazzi si sono conosciuti in Australia. Certo. E perché non lo dici? E lo volevo dire, stiamo arrivandoci. Sì, noi attraverso l'Australia arriveremo a quelli che sono Ser e Leot, che nella loro Si sono conosciuti in Australia durante un viaggio. Vabbè, ne parliamo dopo di questo. Però, ecco, noi quindi ci facciamo una bella... A Bangkok ci siamo stati? Magari. Ma lo sai che io sono stato in parecchie parti del mondo, lo posso dire, sì. Lo posso dire. E Bangkok mai? Facciamo il tocco. Cuba nemmeno. Cioè due posti dove si tromba di più, io non ci sono mai stato. Vedi che ciorta. È meglio, che no? Fortuna in altri posti d'Italia. Le fortune girano, le estremi. Comunque sì, vabbè, andiamo in Australia. Sì, andiamo in Australia perché dobbiamo allora parlare. Che ti ricordi dell'Australia? La città più vivibile del mondo si trova in Australia. In Australia, Ezio, qual è? Melbourne. Io due me ne ricordo. Melbourne, Sydney. Però qual è la capitale dell'Australia? Non sono di queste due. No. Aspetta, fammi ricordare. Questa l'abbiamo preparata. E questa l'abbiamo preparata. Tac! Te lo dico subito, aspetta. Vai. Australia. Non ti posso dare nemmeno un aiuto perché... E io non ce l'ho scritto da nessuna parte, lo so di mio perché c'è una cultura che fa paura. Sto a pensare. Uno, due, tre. Canberra, te l'ho detto io. Canberra, cazzo, si chiama Canberra. Comunque, okay, quella è la capitale. Ci sta. Ok, è stato fatto istituito proprio una conta. Contiamo. Si sono contati tutti gli abitanti dell'Australia. E sono inferiori rispetto al numero dei canguri. Hai capito? Si sono messi a contare pure i canguri, hanno fatto il censimento dei canguri in Australia, hanno dato i numeri e anche i nomi, carte d'identità, tutto. Nel marciapiede che fai? Non te la metti la carta d'identità? Stanno città dove abitano solo i canguri, veramente, andate a fare un canguro. Bella, ma no, dai, no. Hanno fatto veramente il conto. Allora, come si chiama? I canguri, signore e signori, sono 34 milioni. Porca miseria. Mentre gli abitanti sono 24 milioni e 600. Di conseguenza, per ogni abitante, quanti canguri? Due. Una coppia? No, nemmeno. Nemmeno. Uno e mezzo. Quindi là, il canguro lo fanno... A metà. No, che a metà, il canguro, salviamo... Salviamo la natura. Non è quindi una razza in via d'estinzione. No, non penso. Però belle. Bellissime. Sono pure i koala. Calcio nel zia. Sono pure i koala, sono stupendi qua. Con un chicco di caffè a posto del naso. Bellissimi. Belli. Anche i kiwi ci stanno. Anche quelli da mangiare, e non solo gli animali. Ma che cos'è il kiwi? Il kiwi è un uccello. Ah, ecco, il becco lungo. Stasera flora e fauna. E andiamo. Perché se ti chiedo le piante che ci sono in Australia, non te le chiedo. La palma, sicuramente ci sono. Vabbè, andiamo più nocciolo per visitare tutte le spiagge, quindi tutta la costa dell'Australia, che è grande quanto l'Europa, attenzione, non è piccola.
grande. Quindi per visitare tutta la costa, per farti, se ti volessi fare ogni sera una spiaggia diversa dell'Australia, lo sai per quanti anni dovresti stare fuori casa? 27 anni. Ah, quindi lo sapevi? Certo. Abbiamo visto prima, giustamente. Fai il vago, ormai sbaglia pure. Secondo me... Dici, no, secondo me... Secondo me 26,6 mesi. No, perché tu avresti pensato 27 anni. No, avrei detto... Avresti detto 4-5 anni. Io ma ho nemmeno, detto 4-5 anni. Ma nemmeno. Girare tutte le spiagge d'Italia. Nemmeno. Quindi se vogliamo fare tutte le spiagge d'Italia, chissà quando ci mettiamo. Ma secondo me, se vai con la macchina, anni. Se vai con la macchina. No, pensa a piedi. Vabbè. Ah. Vabbè. Comunque, no, va bene. No, sono